e cubano, viene pacetta sudamericana, piglia una palla a bola e poi so cosa avrei. Cubana, cubana, volè. Tu tira palla con una saetta, si sembra una minaccia, chi marca te s'arraccia. Tu scarta, fai o tre quattro piroette, poi tira di una porta, tu sei un goleador, poco songo con te, quando io vuoco quasi meno, esiste in forma chi ti ferma e chiude. Guarda, uno tu scarta a nata, fai un sombrero, poi fai un gole a gente, dice ovvero. E tutto l'avversario vuol dribbla, tu che vieni lontano e ci fai a ricriare. Guarda, questi base è da sudamericano, quando pallone passa è andata buona. Buonasera, buonasera, benvenuti alla puntata numero 106 di Una Finta sul Divano. Allora, io sono qui stasera con degli ospiti che potranno descriverci alla grande la partita di ieri del Napoli col Torino. Per me ha giocato buon 20 minuti e un po' il secondo tempo, però vediamo ora loro cosa ci dicono. Intanto saluto la mia conduttrice Gilda Marzatico. Vai! È la nostra donna delle news, la nostra Marina Rivellino. Poi abbiamo il nostro mister stasera, Tommaso Gaglione. Buonasera, buonasera. Il mister delle lavagne tattiche, l'avvocato Francesco Bruno di extranapoli.it. Eccolo qua. Francesco, buonasera. E poi il nostro grande, grandissimo professore. Buonasera, Antonio, buonasera. Antonio Martone, eccolo qua. Grazie, Claudio, buonasera. Scrittore, poeta, scrittore, professore di filosofia e di politica. Appassionato del Napoli. È appassionato e malato del Napoli, ma non più del nostro mister Tommaso Gaglione, che stasera vorrei cominciare da lui. Tommaso, come ieri questo Napoli che ha giocato benino, per, secondo me, però ti vedo che non sei contento del risultato. Della prestazione sono contentissimo, perché vedo che stiamo sulla buona strada. Come stavamo e come stiamo si vede già il lavoro dell'allenatore, e sull'allenatore vorrei mandare da queste telecamere un messaggio alla proprietà: caro presidente, non perda tempo a trovare allenatori in giro. Secondo me, se fai attenzione, se cominci un attimino a focalizzarti su questo allenatore, sarebbe un'ottima idea per ricostruire un po' tutto il disegno tecnico-tattico per l'anno prossimo. La partita è stata, a mio modo di vedere, io ero allo stadio, è stata una partita, diciamo, un po', come dire, complicata, ma lo sapevamo tatticamente ogni volta che incontriamo sia il Torino sia l'Atalanta. E non riuscivamo, pronti via, a prendere quelle misure su cui a vincere quei duelli che si vincono appunto puntando l'uomo, andando a creare quella superiorità numerica, facendo molto movimento senza palla, un po' quello che abbiamo descritto nella nostra lavagnetta. Quindi erano difficoltà che noi sapevamo, o la sblocchi su palla inattiva. Ma nel complesso io personalmente sono molto contento della prestazione. Una squadra che ti crea 7-8-9 palle gol, voglio dire, devi solo portare a casa il risultato. Purtroppo quest'anno, ahimè, c'è anche un po' di sfortuna. Scusami che ti interrompo, devo dire che hai fatto una lavagna tattica straordinaria. Cioè, io ho visto la partita, ho visto il Torino, tu l'hai proprio, come dire, l'hai pittata, sì. Da cominciare dal portiere, dai suoi lanci lunghi, e tutto. Hai detto anche che era una buona difesa, e ci hai descritto anche il movimento che facevano in avanti perfettamente. Ti faccio i miei complimenti, come sempre, ma stavolta mi hai fatto guardare. Allora, sul lancio lungo del portiere, quella è una giocata che, se la linea dietro non sta attenta, cioè se intedreggia, si va a creare uno spazio che alla schizzata c'è l'inserimento poi della seconda punta che ti fanno male. Invece su quella giocata siamo stati molto attenti, quindi ovviamente l'allenatore in settimana ha lavorato su quella giocata sicuramente.
Quindi complimenti al mister. Io sono felicissimo e contentissimo. Spero che da Laurentiis mi stia ascoltando. Allora, Francesco Bruno invece, è finita per la qualificazione in Champions? È un Napoli adesso che si proietta direttamente su Barcellona e basta? Oppure tu vedi qualche spiraglio di ancora di riuscire a entrare tra le prime 4-5, perché forse saranno 5 le squadre? Ma ne parlavamo prima un po' a microfoni spenti. Ma diciamo che quest'anno la sorte forse ci viene, in quest'anno diciamo disgraziato, perlomeno da un punto di vista ci viene a dare una mano. Ed è proprio il discorso della quinta classificata in chiave Champions. Perché abbiamo visto in settimana con i risultati in Europa League, in Conference League, e dove abbiamo visto, credo, almeno al 90% tutte e quattro le squadre, avendo vinto l'andata, dovrebbero poi passare ai quarti, e questo quindi permetterebbe, sentivo oggi addirittura percentuali al 96,7%, sentivo che erano stati fatti questi calcoli probabilistici, che darebbero quindi con queste percentuali la quinta squadra sia all'Italia, che attualmente sembra la Germania, che è la seconda nel ranking. Quindi dicevo, se anche il quinto posto diventa un posto buono, poiché abbiamo di fronte a noi due mesi di campionato dove ci saranno parecchi scontri diretti, non solo nostri, in casa contro Atalanta, Roma e Bologna, ma anche tra di loro, si incontrano tra di loro tutte le squadre che con noi stanno correndo per un piazzamento europeo. Quindi secondo me è ancora tutto in gioco, è ancora tutto possibile, e penso in generale è ancora possibile dare un senso a quest'annata, che se si concludesse, io spero e mi auguro, con un piazzamento Champions, ma anche con un piazzamento Europa League, comunque nella sua sfortuna comunque avrebbe assunto i contorni di una stagione decente. Bene, allora, e qua non mi tocca che fare la domanda al nostro professore Martone. Allora, una domanda un po' complicata. Complicata. Bene, bene, bene. Cerchiamo di semplificarla. Che io l'ho fatta anche la scorsa volta, però ci sono dei forti contrasti su questa cosa. Allora, sul nostro merit io ti chiedo un giudizio, il che è sempre difficile darlo, perché ieri ha fatto una grandissima parata tra i pali, però con i piedi continua a non convincerci. Per il gioco che fa il Napoli ha bisogno di un portiere che gioca bene con i piedi e anche sulle uscite, perché prendere un gol in rovesciata nella sua quasi arietta del portiere in quella maniera, non lo so. Tu cosa ne pensi? Ma guarda, io un po' in controtendenza, ho grande stima di un professionista come Meret. Ti dico che ho sempre avuto a cuore, come dire, la sua serenità, che a Napoli non è mai stata tanto, tanto tenuta in considerazione. Lui ha saputo reggere, soprattutto nell'anno scorso, nell'arco dello scorso campionato. Meret si è presentato, come dire, avendo tutta una serie di atmosfere negative che lo riguardavano, no? E lui ha sorpreso tutti, cioè è stato uno dei protagonisti dello scudetto l'anno scorso. Poi, nel caso specifico che dici tu, della rovesciata di ieri, io dico che quando un avversario ti fa una rovesciata a 3 metri, voglio dire, tu non riesci a posizionarti nella maniera giusta, cioè è stata una cosa così tanto a distanza ravvicinata che, voglio dire, lui stava avanzando, è stato anche preso un po' in contropiede, non era facile. In ogni caso, secondo me, un portiere non si giudica per un episodio simile, si giudica per tutta una serie di, come dire, di attività, di azioni che si svolgono nell'ambito di un campionato intero, anzi, oltre un campionato intero. Alex Meret è uno dei migliori portieri italiani, ed è dimostrato dal fatto che è il secondo di Donnarumma. Io penso che è un patrimonio
patrimonio del calcio Napoli e va salvaguardato. Ma io sul portiere, poi mi riaggancio al prof, dico una cosa su cui però, Claudio, mi permetto di chiedere se dopo... Tu puoi fare tutto quello che vuoi, tutte le domande che vuoi. Diciamo, su Mere, io premesso che, diciamo, per me non è un fenomeno Mere, è un ottimo portiere, quindi diciamo, noi non possiamo aspettarci cose fenomenali, però, come diceva il prof, è il secondo d'Italia, quindi diciamo, e comunque stiamo parlando di un portiere di alto profilo. Certo. Però sul caso specifico di ieri, cioè comunque io mi vedevo l'azione, cioè comunque il cross era un cross che a rientrare, quindi lui non poteva uscire, non si poteva dire non è uscito, perché comunque era a rientrare, la spizzata Zapata, la palla, poi è partita la solita carambola sfortunata, chissà l'ha toccata con la spalla, e si è trovato nell'area piccola a fare la rovesciata Sanabria. Cioè, in quel momento il portiere che era giustamente sulla linea di porta, perché giustamente non era uscito, ma come avrebbe mai potuto uscire su Sanabria? Io leggevo che era tipo Sanabria era a 5 metri di distanza da lui, quindi ci sarebbe voluto uno scatto alla flash. No, è impossibile. Diciamo. Cioè, quindi se vogliamo trovare. Sono cose da videogioco. Una piccolezza. È il posizionamento della difesa. Ma, sicuramente. Si è trovato Sanabria da solo. Quello non è detto che non è uscito su quello. Quello sicuramente, no. Però lui ha questo, diciamo, cioè cerca sempre di questa indecisione nelle uscite. Se ci fai caso. Cioè, comunque è un portiere che sotto questo aspetto non riuscite, ovviamente hai ragione, non ti dà la sensazione. Non ti dà la sensazione, non ti dà la sicurezza. Sì, è vero. Perché io voglio capire poi perché ha fatto il primo passo. Se tu vuoi vedere il fermo in mano, lui fa il primo passo. Quindi il pensiero tattico di andare a prendere quella palla c'era. Poi è tornato indietro. Però non sarebbe mai potuto. Ma non ci arrivi là. Si è fermato. A quel punto, ma grandi responsabilità sicuramente al difensore centrale. Perché tu ti la siamo sempre al solito la siamo sempre al solito problema. Il difensore centrale, perché non è la prima volta che in ogni caso in quella maniera. Mister, ogni portiere, così come ogni giocatore, ha le sue caratteristiche. E quelle di Meret sono un po' quelle che tu e Francesco avevate detto. In effetti è un portiere che tende ad essere un po' incerto nelle uscite, non è proprio un fulmine di guerra alla reina, per intenderci, sì, con i piedi, però è fortissimo tra i passi, è assolutamente difficile fargli gol. Sì. Quindi sono scelte, nel momento in cui il Napoli dovesse trovare fare una scelta diversa, un portiere con caratteristiche diverse, io capisco, però... questo non toglierebbe nulla alle caratteristiche di un portiere come Meret, che è assolutamente forte e affidabile. Non stiamo parlando di un portiere che ti può venir meno in qualsiasi momento, ha le sue caratteristiche. Ieri momento in cui tu le scegli, ieri sera è colpevole. No, dico ieri sera, allora fermiamoci sulla parata su Zapata. Esatto, ha salvato la partita. Quella è una parata che ha salvato la partita. In quel momento andare sotto significava compromettere la partita, ed è stata una parata, voglio dire, neanche facile, perché se mister tu che sei stavi mi pare che è leggermente rimbalzata prima che lui, ecco, vedi, difficilissimo. All'ultimo momento devi andare a spingere, è difficile. Mi confermi che tra i pali è fortissimo, secondo me è più forte di Donnarumma. Allora, sul potenziale tecnico del portiere non si discute, se no non sarebbe a quei livelli là, parliamoci chiaro. Però c'è qualcosa che, per esempio, c'ha... È questione di scelte. Scusate se vi interrompo, c'è una notizia di calciomercato in previsione del nuovo campionato. In Napoli è interessato al turco Yazici. Lui lascerà il Lille, era arrivato dal Trabzonspor nel 2019, ma il Lille ha deciso di non rinnovare il contratto, quindi sarà libero a parametro zero. È un centrocampista offensivo di piede mancino, anche in grado di agire come centroavanti o seconda punta. Una cosa molto importante è abile nel controllo palla e oltre che nella capacità di tiro e negli inserimenti. Poi ha una buonissima visione di gioco e
quella cosa proprio importante che ci serve è la precisione nei calci da fermo. Ecco, ecco, è un giocatore, magari anche un rigorista, chissà. È un giocatore, sembra completo sì, come l'ha descritto, parametro zero. Il Lille ha dato sempre dei buoni giocatori al Napoli. Sì, diciamo che è anche alto, cosa che è non mi guardare, sì, che sono basso io e quasi, eh. Beh, per un centrocampista è una cosa tipica. È una cosa, no? Tipica, alto. Sì, però io ho fatto la domanda... Se anche la fisicità, facciamo qualità e fisicità, è un completo. Comunque, io vorrei dirti una cosa. Mi consenti, Claudio? Ma puoi dire quello che vuoi. No, lo voglio dire perché mi voglio togliere... ne parlavo anche prima, sì, col mister... Mi voglio togliere una cosa dallo stomaco. Il signor Orsato ha arbitrato in una maniera veramente pessima, e non mi riferisco tanto agli episodi che sono stati messi in evidenza. Sì, magari ci sarebbe voluto certamente un'ammonizione a Linetti, è uscito senza un'ammonizione dopo la partita che aveva fatto. Forse anche il rigore su Osimhen è stato un po' sottovalutata, quella spinta è stata considerata anche da illustri commentatori una spinta poco incisiva, sì, poco. Intanto l'ha fatto cadere, però. Le settimane scorse, esatto. Poi, però, io al di là degli episodi, cioè è l'atteggiamento complessivo. Io penso che un arbitro debba anzitutto garantire le due compagini che stanno giocando, che sono in campo. Tutte e due, poi ci vuole le caratteristiche di cui ogni squadra ha la sua caratteristica di gioco. Ieri il signor Orsato ha privilegiato le caratteristiche di gioco, il 3-5-2 del Torino, gioco massiccio, uomo su uomo, profondamente agonistico, densamente intenso dal punto di vista atletico, e non ha permesso al Napoli di fare il suo gioco. E mi stupisce che il Napoli sia riuscito a fare 7-8 azioni da gol che ci avrebbero consentito di vincere comunque la partita. Ma in ogni caso un arbitro non deve consentire soltanto ad una squadra di esercitare, di fare il proprio gioco. Questo è il punto. Cioè, scusami, Claudio, al di là degli episodi, è l'atteggiamento che un arbitro ha sul campo nei confronti delle squadre che stanno giocando. È quello che decide della sua capacità, non delle decisioni su cui può anche sbagliare, come tutti. Cioè, può anche sbagliare. L'arbitraggio di Orsato è incoerente proprio, diciamo, come principio. Tutti a due ci capita. Perché se tu vuoi arbitrare all'inglese e vuoi fare correre, non è che non ammonisci solo, non fischi e non interrompi il gioco. Invece Orsato non ammonisce, però fischia i falli. E quindi alla fine il tempo effettivo di gioco, esatto, si riduce a 43 minuti. È passata la leggenda che Orsato arbitra all'inglese. Cioè, Orsato arbitra male, non è che arbitra all'inglese. Perché se tu volessi arbitrare all'inglese, i falli non li dovresti fischiare, non dovresti spezzettare il gioco e lasceresti giocare di più. Ma ha fatto poi una cosa strana che chiedo al mister. C'era vantaggio, cioè, per noi, c'era Osimhen, se non sbaglio, in attacco, sì, cioè sì, era centrocampo. Ha fischiato un fallo a favore nostro nella nostra area. Sì, quando non ha dato la regola di vantaggio. Esatto, sì. Ma lì è di prassi, un arbitro di esperienza lo sa. No? Scusate, 24 minuti di gioco effettivo nel secondo tempo. Sì. E 43 totali. 43 totali. Cioè, voglio dire... un arbitro che fa giocare. Non è all'inglese, evidentemente, come dicevi tu, dov'è la coerenza? Cioè, in una situazione del genere è chiaro che tu favorisci la squadra che tende ad innervosire l'altra, perché mantenere il ritmo di gioco è quello che ha caratterizzato il Napoli, campione d'Italia dell'anno scorso.
Cioè avere un ritmo alto, alzare il pressing, cercare di, come dire, di mettere alle corde l'avversario con un gioco coordinato, pulito, massiccio, no? Invece un gioco interrotto e frammentato ha favorito il Torino, evidentemente. Infatti, scusami che ti interrompo, io sono pienamente d'accordo con te sulla la conduzione della partita. Non è neanche il calcio di rigore, ma è tutta la conduzione, da quello che sto deducendo, da quello che state dicendo voi, che ho notato anche io, dell'arbitro Ossato, che quel modo di arbitrare svantaggia la squadra come il Napoli, che attacca. Tant'è vero che ieri hanno fatto anche tanti falli, Gigi, buongiorno, buonanotte, come si chiama quell'altro, Limet... compagnia bella, hanno fatto un sacco, esatto, di falli. Ma è giusto, fine, però, però alla fine, se vai a vedere i cartellini, due per parte, sì, le ammonizioni, cioè questo non torna, La mia domanda, scusatemi, su Meret, devo dire, non era una mia convinzione su Meret, non era un mio giudizio su Meret, era una domanda che sto leggendo. No, è una cosa che circola, perciò chiedevo a voi diciamo l'opinione su questa però cosa. Però Sky ha dato 6.5 a Meret. Adesso, sì, ha fatto una parata straordinaria tra i pali, non so se uno dei pochi tiri fatti nella prestazione complessiva, assolutamente ci sta. Posso dire solo l'ultima cosa su Ossato? Non potevo dire quello che vuoi, no, solo su Ossato, perché non parlo mai degli arbitri, che conosco il mio carattere. Ecco, non ti sbilanciare, attento. Solo una domanda, ma è possibile, caro presidente De Laurentiis, lei che ha questa grande, è la seconda. Presidente, ma è possibile che questo signore viene disegnato su una partita, diciamo, non di cartello, dove c'erano e ci sono delle partite di cartello importanti questa settimana? Questa è la mia domanda. E poi mi sembra che nell'arco del campionato, non voglio essere in malafede, però penso che un po' ci hanno penalizzato quest'anno gli anni. Quindi se lei può fare qualche cosa, perché non se ne può più, già abbiamo avuto i nostri problemi, poi si mettono pure loro. Sì. Ma come con Ossato si è creato... Condividiamo l'appello. Secondo me una situazione mediatica paradossale, perché siccome si è creato questo mito di Ossato, che è il miglior arbitro nella storia del calcio, un altro poco, no? Che è Ossato. Ti mandano Ossato e quindi addirittura tu non puoi neanche parlare più, perché c'è stato e ti abbiamo mandato Ossato e ti lamenti. Ma il problema è che Ossato... Ma chi te l'ha chiesto? Quando mai Ossato... Non ho capito. Io contesto il fatto che Ossato è un grande arbitro. Dopo il famoso Inter-Napoli, che ben conosciamo, nel 2018, andò pure ai mondiali. E io mi ricordo un Belgio-Brasile ai mondiali. Cioè che praticamente dopo... Lui era al VAR, se non sbaglio. Praticamente ci fu una specie di sollevazione popolare... sia tra delle due tifoserie e delle due, dei due media, diciamo, sia brasiliani che belgi, per il suo arbitrato, il suo operato al VAR, che fu pessimo. Ha creato anche delle problematiche politiche e geografiche tra paesi, incredibile questo Ossato, che tra l'altro non era al VAR, ma probabilmente al VAR, per giunta, talmente che abbiamo un livello di arbitri, veramente stiamo toccando il fondo, che nella scorsa puntata Marina ci disse che c'era l'arbitro che era stato tra l'altro protagonista della partita, se non sbaglio, Lazio-Milan, il quale era andato ad arbitrare, essere il quarto uomo in una partita internazionale importantissima dove c'era il Real Madrid. Non so se avete seguito, Marina, che è successo di tutto. Cioè, sono andati questi arbitri italiani, hanno fatto una figuraccia. Quindi in Italia non le hanno fatte arbitrare, però vanno fuori e fanno anche di peggio. Meno male. Infatti io dissi, bene che vanno fuori. Però... Gilda, volevo dirti questa cosa. Io so che tu sei sempre la solita innamorata di Mario Rui, ma ieri Mario Rui è stato grande. Vero? Eh?
Chirurgico quel passaggio, che delizia, che delizia, quel passaggio. Quando veramente quell'azione, quell'azione mi ha fatto ricordare la catena sinistra famosa Ghulam Amsic. Sì. Bellissima, bellissima. Quella dello scudetto che non ci hanno dato, il famoso scippo, insomma. Però ieri veramente Kvaratskhelia, devastante come dicevo. Devastante, peccato che Osimhen non era in grandissima forma, però è stato ingabbiato molto bene. Ripeto, ieri la difesa del Torino ha fatto un'ottima partita, sono stati anche molto rudi, ne hanno approfittato appunto dell'arbitraggio. C'era anche un rigore. Ecco, c'era un rigore, io volevo domandare a voi del rigore che per me c'era su Osimhen. E Francesco, guarda, io Claudio, per me, allora, se io dovessi ragionare da asettico osservatore calcistico, direi che onestamente i contatti così sono lievi, e a me questo calcio dove se io faccio così vicino a Tommaso cade e gli fischiano il rigore, non mi piace. Il calcio dove ormai la scivolata un difensore non la può fare più, perché se fa la scivolata e pigli il pallone, però contemporaneamente pigli la gamba e viene espulso. Quindi sì, perché questo è un calcio dove Bruscolotti, Ferrario, Collovati o Burci ora non potrebbero più giocare. Assolutamente. Quindi a me parto dal presupposto che secondo questo ragionamento il rigore non andava dato. Però dico, se però nelle giornate precedenti contatti simili sono stati sanzionati con il rigore, allora ci deve essere uniformità e dovevi dare pure ieri il rigore a Osimhen. È un problema di uniformità nell'applicare le regole. Non si può fare in una partita in un modo, in una partita in un altro. Bisogna dare una linea, bisogna tracciare un'uniformità di comportamenti, e quindi in questo mondo calcistico attuale, dove abbiamo detto che ogni minimo contatto è un rigore, nelle precedenti giornate è stato assegnato, e quindi anche ieri dovevi darlo. Ma almeno andarlo a vedere al VAR. Chiama il VAR, chiama quando vuole, ma in base a che? Sono loro che hanno discrezionalità in realtà. E noi non lo sapremo mai. Parliamo di campo. Osimhen è stato ingabbiato ieri, anche se è devastante quando fa quelle falcate e mette in difficoltà i difensori. Fa pressing a volte da solo, perché devo dire che comunque, anche se non ha fatto gol nelle ultime due partite, anche se ieri non ha fatto il passaggio, l'assist del gol del buon Kvaratskhelia, non l'ha fatto lui, però è stato molto utile comunque. Cioè comunque il suo gioco è stato utile in avanti per la squadra. Io però vorrei un attimino proiettarmi non sul Barcellona. Quello è un altro campionato, adesso è una partita particolarissima, è un altro torneo, però io mi vorrei proiettare con mister Tommaso Gaglione, con la sua lavagna tattica, sulla partita con l'Inter, che è una partita importantissima. Dobbiamo vedere anche la classifica, come finirà. E a proposito di Inter, non è ancora finita la partita, ma siamo al settimo minuto di recupero. Benissimo, il risultato è sempre l'Inter in vantaggio. Dai, a Bologna. Dai, fischia, dai. Fischia. Ottimo risultato, perché comunque guadagniamo un punto, sempre bene, no? Allora, prima di proiettarci con mister Tommaso Gaglione e la sua lavagna tattica seguitissima, volevo ricordarvi i nostri soci sostenitori, che sono Salute in Collina, Overlord 105, 101, ma io lo faccio apposta. Voi non lo sapete. È una strategia. Overlord 101 a via Kerbacher, andateli a trovare. Anzi, dico sempre a Lello: vieni qua. Ti vogliamo, Lello, ti vogliamo. E poi andiamo a trovare. Ah, scusami, una ultima notizia. Io già. Si è fatto male Arnautovic. Ah, quindi chissà. Arnautovic? Sì, si è fatto male. Ah, tutta la nostra solidarietà. Poverino, mi dispiace molto. Però ultimamente sta succedendo speriamo che riusciamo a concludere la trasmissione dopo questo dramma. Allora, volevo ricordare il nostro amico Vitale, socio sostenitore, che ci è venuto a trovare due puntate fa,
Print Art, che sta via Gino Doria, numero 156. Ciao Vitale, aspettiamo che ci porti qualche altra statuina. E adesso vai Tommaso con la tua lavagna tattica. Inter-Napoli. Grazie, grazie Claudio. Una buona serata a te e agli ospiti in studio e ovviamente agli amici che ci seguono da casa. Un ringraziamento e un abbraccio veramente a tutti quanti e grazie ancora per la stima che ovviamente state mostrando sul nostro programma, per il nostro programma e per il sottoscritto. Come potete vedere, la lavagnetta è già pronta di questa partitissima tra Inter e Napoli, un 3-5-2 contro un 4-3-3, ma attenzione, non è un 3-5-2 nello sviluppo del gioco, ma soprattutto nell'atteggiamento di Inzaghi, diciamo il classico 3-5-2 un po' alla Mazzarri, mi passa la battuta il grande mister che voglio tanto bene e che saluto, ma è un 3-5-2 propositivo, un 3-5-2 solo sulla carta e forse solo quando difendono vanno a fare poi quelle scalature classiche del 3-5-2, ma nello sviluppo del gioco è un 3-5-2 a tutti gli effetti, un 3-5-2 propositivo, un 3-5-2 bello da vedere, e alla lavagna vi faccio vedere alcuni movimenti, alcune situazioni tattiche contro ovviamente il nostro 4-3-3 del nostro grande mister, che ovviamente piano piano sta cercando di raddrizzare un po' questa barca e da un punto di vista tecnico e da un punto di vista tattico. Allora, che partita mi aspetto? Loro, l'Inter, quando ha la palla praticamente è una squadra che comincia dal basso un po' come tutte le grandi squadre, ma il suo sviluppo ovviamente avendo questi due quinti, i due quinti di centrocampo che ovviamente in fase di non possesso poi in fase di non possesso scalano sulla linea dei tre centrali e diventano la linea 5, ma quello che ci interessa è questa grande novità che Inzaghi ha praticamente ha dato alla squadra, e quindi questo sviluppo sugli esterni soprattutto, dove vanno poi a lavorare con i due quinti che si alzano e con la mezzala ovviamente che accompagna, con la punta di riferimento, ecco in questo caso vedete la punta di riferimento che può essere da questo lato Lautaro, che si abbassa e che va a giocare poi con il quinto e con la mezzala, creando poi quello spazio dentro, quello spazio alle sue spalle, che l'altra punta si va praticamente ad inserire, vedete? L'altra mezzala che si propone, l'altro quinto in zona, non palla, quindi nel lato debole, nel lato debole del campo. Intanto è caduto anche la nostra N, ma la rimettiamo a posto, e quindi che vanno poi a creare questa densità di uomini nello sviluppo del gioco. Ovviamente i tre centrali si alzano per dare col play, che si alza ovviamente per accorciare la squadra in avanti, e quindi dobbiamo stare attenti soprattutto a Lautaro, che è una punta, una seconda punta che va, che fa molto movimento e sugli esterni a venire incontro, attaccare la profondità, ma soprattutto è un giocatore che viene spesso ad attaccare a venire incontro e a giocare tra le linee, e quindi dobbiamo stare molto attenti proprio qui in mezzo con il nostro play e con le nostre mezziali, che dovranno poi in tempo a scalare e a creare poi quella densità di uomini e ovviamente nelle marcature. Quando invece poi non hanno la palla, si difendono con un classico 5-3-2, e qui forse proprio la forza di questa squadra, la forza di questa squadra, oltre ad essere forte tecnicamente proprio nei singoli, ma è, da un punto di vista tattico è molto brava. Perché? Perché poi in fase di non possesso, quando poi il Napoli ovviamente attaccherà, in fase di non possesso è ovvio che diventa a tutti gli effetti poi un 3-5-2, quindi un 5-3-2. E quindi è una squadra molto duttile, molto forte quando hanno la palla, quindi nello sviluppo del gioco,
E ovviamente il Napoli dovrà essere un Napoli 100-100, perché però penso che da un punto di vista tattico non dovrebbero esserci quei problemi come abbiamo incontrato per esempio contro il Torino, quando incontriamo squadre come il Torino o come l'Atalanta che ti vengono a prendere uomo. No, queste sono partite che ti lasciano poi giocare queste squadre. E questa è più o meno la partita che potrebbe venire fuori tra Inter e Napoli. Alziamo sempre il nostro grande logo e la nostra grande maglia. Bene, da Mister Gaglione è tutto, un grazie a voi e forza Napoli sempre a prescindere. Perfetto, allora Tommaso che sta qua con noi stasera ci ha descritto, già mi hai fatto vedere la partita con questo 3-5-2 dell'Inter, il 4-3-3 del Napoli. Una partita sarà molto difficile a centrocampo, come ci hai detto, Tommaso. Sì, allora è un 3-5-2 non alla Mazzariano. Io voglio bene mister Mazzari, una battuta, lo saluto. È un 3-5-2 molto, ma molto direi moderno, nel senso che è propositivo. Cominciano anche loro dal basso, come abbiamo spiegato. Ovviamente la loro forza è l'individualità dei calciatori fortissimi che ha, è proprio questo aspetto qui che Simone Inzaghi è stato molto bravo a modificare poi questo modulo, avendo questi calciatori brevissimi da un punto di vista proprio tecnico. Ma in fase di non possesso poi ritorna il classico 3-5-2, che diventa una linea 5, molta densità in zona centrale. E quindi sarà un'altra partita molto, ma molto tosta sotto questo aspetto qui. Ma è una squadra che ti lascia giocare. Allora, la mia grandissima curiosità adesso, e non so a chi fare questa domanda, ma Zielinski giocherà contro l'Inter? Ma sei uno stratega, sei. Allora, il professore, ma io non lo so. Lei lo farà giocare? Lo farebbe giocare più o meno? Non so se Zielinski giocherà, perché non sto evidentemente nella testa di Calzona. Ti posso dire quello che farei io. Per me Zielinski non ha più la testa a Napoli, francamente. Quindi, con tutta la gratitudine che gli dobbiamo per quello che ha dato al Napoli in questi anni, però in questo momento noi abbiamo bisogno di giocatori estremamente motivati. Con ogni probabilità ieri è stato schierato da Calzona perché non essendo nella lista Champions, allora si è scelto di preservare Traoré, che sarà con ogni probabilità il titolare martedì prossimo a Barcellona. Però al di là di fatti di tipo contingente, io penserei ad altre soluzioni piuttosto che a un giocatore come Zielinski, che è un giocatore, come dire, deconcentrato, molle. Non, francamente non credo che possa più dare parecchio alla squadra. Ma questo non lo dico per una sorta di rancore per quello che ha costituito dal punto di vista contrattuale, che ha fatto perdere dei soldi al Napoli anche importanti con il contratto con gli arabi, che poi insomma avrebbero pagato molto bene, poi lui, la moglie, lui, non so, insomma, hanno deciso di non andare più, però non sono andati in Arabia, non hanno fatto avere i soldi al Napoli, però nello stesso tempo non hanno neppure allungato il contratto, cosa che poteva fare. Cioè, fossi stato io avrei detto guarda presidente, io ho cambiato idea, non vado in Arabia, però ecco, io adesso dov'è il contratto, firmo e rinnovo il contratto con il Napoli. Invece non l'ha fatto, però non è per queste questioni qui. Però lui in questo momento Zielinski secondo me non può dare più nulla. Allora, però lui c'ha anche un fatto caratteriale di Zielinski c'ha un carattere, noi lo vediamo anche quando in campo, no? È uno che quando ci sono gli scontri forti lui evita, o non so se avete notato, quando si fa male anche un calcetto
sta subito, cioè, va subito a terra. Cioè, lui, secondo me, c'è una soglia del dolore altissima. Perché anche un calcetto va a terra. Non è mai stato un fulmine di guerra. È molto leggero. Quindi oggi, a maggior ragione, chiaramente sta ancora più attento. Per cui io non so, mister Gaglioni, l'avresti fatto giocare ieri? Poi lascio la parola al mister. Vorrei dire una cosa, come dire, anche eccessiva. Piuttosto che farlo giocare ieri, considerando che Traoré era destinato a giocare martedì e che volevamo preservarcelo, allora io avrei scelto un giocatore motivato come Mazzocchi, che pure, lo so, è un esterno basso, che però può fare quel ruolo, soprattutto in una condizione, in una partita molto fisica, come si preannunciava quella col Torino. No, quindi, però questa è una mia idea, ormai, come dire, con i se e con i ma non si fa la storia. Evidentemente, prego, Tommaso, chiedo scusa. L'avessi fatto giocare ieri. No, ma ieri il mister è stato costretto a farlo giocare proprio per la questione Traoré con un Barcellona e contro una squadra fisica. Zelinski proprio è l'ultimo calciatore che un mister possa scegliere di farlo scendere in campo, sono d'accordo con il prof. Effettivamente è un giocatore che ha staccato la spina, ma non da ieri, già da un po' di tempo a questa parte, per cui voglio dire, ecco, contro l'Inter sono d'accordo con te, non lo farei giocare, però c'è un però, che tu poi vieni, sei reduce della partita con il Barcellona, sì. E quindi non so se Traoré è oggi in grado a livello organico di fare due partite di seguito di quel livello. Francesco Bruno, tu faresti giocare Oliveira o Mario Rui? Dipende. Io forse mi orienterei sulla ovvia, direi, considerazione anche della necessità di avere comunque una presenza fisica, una stazza fisica quando incontri squadre comunque di livello alto come l'Inter, anche perché poi io ho sempre il ricordo anche negli anni scorsi di questi esterni di fascia interisti alla Dumfries, anche se Dumfries quest'anno sta giocando, però quella tipologia di calciatori che percorrono quella fascia correndo con una prestanza fisica e anche con una grande tecnica. E allora forse in questo tipo di fuori casa a Milano, tra l'altro, non in casa, forse in questo tipo di partite, secondo me, avere il quarto giocatore, il quarto difensore che ha più prestanza rispetto a Mario Rui, mi farebbe preferire l'utilizzo di Oliveira. Allora, Gilda, invece, non te l'ho fatta questa domanda perché già sapevo la risposta. Bravo. Te l'avrei fatta a te, però ti faccio quest'altra domanda, sempre riguardo a questa partita col Barcellona. Ci siamo un attimo spostati, stavamo parlando dell'Inter, spostati però su Barcellona, che è proprio la prossima. Allora, invece tu con preferiresti chiaramente Traoré? Siamo d'accordo o no? Perché tu sei legata anche a Zelinski molto affettivamente come giocatore, però... sempre. Caratterialmente Zelinski lo conosciamo, tanto che, visto che il professore parlava giustamente di motivazioni, io trovo proprio sbagliata la scelta di fare fuori Zelinski, cioè Demme al posto di Zelinski. Io avrei tenuto lui proprio per le motivazioni. E l'abbiamo visto, abbiamo avuto modo di vederlo in quel paio di volte in cui è stato impiegato. Quindi va bene, insomma, non sempre le scelte sono opportune, secondo me. Ma anche per preservare le partite finali di Zelinski in azzurro, perché così lascia un ricordo un po' appannato, secondo me, non se lo merita, vabbè. Però scusa, la domanda era... Era legata a questa, però sì. Tu hai dato, se capita la risposta, qual era? Ma anche Gilda, mi trovo molto su quello che dici tu di Demme, che questa è una fase in cui abbiamo, per tentare minimamente di risalire la china, bisogno di gente motivata. E lui ti avrebbe dato tutto. E Demme ha sempre dato tutto. Sì, ma lui è sempre risposto presente. Cioè, lui è tifoso del Napoli, il padre è tifoso del Napoli. Guarda, noi tifosi ci leghiamo giustamente ad alcune tipologie di calciatori.
E le tipologie di calciatori a cui ci leghiamo ormai sono in via di disparizione nel calcio, perché sono i giocatori che, come dire, mettono il cuore, no? Nella maglia, no? Il cuore nella maglia che stanno indossando in quel momento. E io mi ricordo che ho sempre detestato Sarri per tutta una serie di ragioni, però la ragione più grande è stata perché ha evitato l'applauso dell'attuale Maradona, allora San Paolo, a Cristian Maggio. E per le stesse ragioni io penso che un giocatore come Diego Demme, un grandissimo professionista, uno che veniva dall'Ipsia, era capitano ed era primo in classifica nella Bundesliga, no? Quando è venuto a Napoli, ricordiamole queste cose. Diego Demme, stimolato da quello che diceva molto giustamente Gilda, io penso che Diego Demme sia stato trattato malissimo. Malissimo, non meritava di essere trattato così. Anche in questo finale di campionato, certo, non è il ruolo di Zirinskyi. Demme è un centromediano, diciamo così. Non è un incontrista, un centromediano, può fare anche il regista, certamente non è una mezzala da inserimento come lo è Zirinskyi, però avrebbe potuto darci una grande mano. È stato impiegato soltanto una ventina di giorni fa, non giocava da tanti mesi ed è stato uno dei migliori, propiziando addirittura, mi pare, un'azione da gol. Sì, no? con la Salernitana. Gol di 2-1 grazie all'intervento di Demme, esatto. Quindi non giocava da mesi, sì. Ora dico si io perché io credo, per ragioni contrattuali, perché Zirinskyi, perché Demme guadagna troppo, e allora con ogni probabilità è quello. Però santo cielo, è solo quello. Che cosa abbiamo risolto? Non abbiamo risolto nulla dal punto di vista finanziario, però abbiamo fatto un affronto ad un calciatore che era venuto qua per passione, per fede, per tifo. È un figlio del sud che è andato in Germania e che ha avuto era un simbolo, in un certo senso, un piccolo simbolo. E io penso che noi dobbiamo, in questo calcio così fortemente ormai disincantato, senza nessun tipo di sentimento, di calore, eccetera, ogni tanto bisogna dare un segnale che va in una direzione. A chi è legato alla maglietta? Io conserverò un grande ricordo di un ragazzo come Diego Demme. Ma Demme poteva diventare una bandiera, potevi tenerlo qui a vita, potevi lasciarlo. Esatto. Cioè, tanto professionista, lui non ti ha mai visto rigiocare sempre. Professionista esemplare, peraltro. Esatto. Professionista esemplare. Come dicevi tu. Cioè, comunque non hai risolto niente, perché finanziariamente il contratto non gliel'hai abbassato. Che hai fatto? Non lo fai giocare. Che ritorsioni sono? Quindi hai diciamo tolto una risorsa alla squadra. Cioè, questo più che strategia è stafazzismo. È masochismo. Quest'anno non si è capito niente dal punto di vista. Questo è il punto. Mister, questo è il punto. Cioè, io spero che il Napoli diventi finalmente una società solida, capace cioè di gestire la sconfitta e anche la vittoria. Dopo il campionato dell'anno scorso, che è stato un po', speriamo, non una cattedrale nel deserto, ma certamente qualcosa di eccezionale e imprevedibile, si sarebbe dovuta gestire non poco meglio, ma molto meglio. Purtroppo speriamo che sia, non è successo, speriamo che sia stata imparata la lezione. Dobbiamo imparare ad essere una grande società. E purtroppo il nostro presidente, molto beneamato, che negli ultimi 15 anni ho sempre sostenuto Aurelio De Laurentiis, e mi sono fatto anche degli avversari di quelli che dicevano che De Laurentiis non ci avrebbe mai fatto, cioè insomma il tifoso pappo cacce sord, no? Cioè, per intenderci, mi sono fatto litigato, però
noi dobbiamo mai dimenticare la critica costruttiva. De Laurentiis è probabilmente il miglior presidente che questa società può avere in questo momento, ma De Laurentiis deve imparare a strutturare una società che deve gestire non come un in maniera patronale, stavo dicendo, per usare un'espressione di moda, in maniera patriarcale, diciamo. Non deve, deve avere un'idea moderna e quindi societaria, strutturata. Noi abbiamo bisogno a Napoli di una mediazione fra la società e la squadra, e non c'è. Non c'è, sì, da anni, no, non c'è, anni c'è. Quando, quando la risolviamo, magari questa un ex faccetta, calciatore del Napoli, ecco, ma io... che può essere, voglio dire, Amsic, neanche quello. Amsic dovrebbe essere uno che ti sta a fianco all'allenatore, ti sceglie anche i giocatori, perché Amsic ci ha trovato dei calciatori che sono venuti a Napoli, ha fatto da dei grandi grandi, per esempio, consigli. È stato anche un suo suggerimento, sì, però c'era Marina che lo scusa. Allora, in vista del Barcellona, volevo dire che ha vinto contro il Mallorca grazie al 17enne Yamal. Ha fatto riposare il polacco Lewandowski, e sta cioè proprio è un astro nascente questo ragazzo. Molto dalla cantera di Barcellona. Se ricordo bene, mister, è un esterno destro. Esterno. È un esterno destro, molto rapido, sgusciante, però efficace anche in zona gol. Allora, noi nelle prossime due partite ci giochiamo la stagione. Perché a questo punto, cioè a questo punto, ragazzi, qua nell'ultima settimana o si sta dentro o si sta fuori. E a quel punto, Gilda, cosa facciamo a quel punto se malauguratamente, voglio dire, non ci vogliamo pensare. No, perché poi il Napoli non è abituato a un campionato dove non c'hai un obiettivo minimo, dove tutto è perduto, veramente si rischia di andare in canto. Cioè, ci facciamo Pasqua col tortano. Senza ci resta proprio sullo stomaco. No, però sicuramente non andrà così, perché Calzona porta fortuna. Io continuo a dirlo, è un uomo fortunato. E Francesco Bruno, parliamo un poco del mister Calzona. Io non ti ho sentito parlare di mister Calzona, sai, non ci siamo visti. Ci siamo visti ancora in epoca Mazzarriana. Ragione, ecco, perciò volevo sentire un po' il tuo pensiero su Calzona. Ma su Calzona è stato un coniglio estratto dal cilindro. Torniamo a Pasqua, sempre. A Pasqua, Che su questo è fortunatissimo il nostro presidente. La verità, lui queste trovate così da... È bravissimo, però santo cielo, non dobbiamo continuare sotto il segno dell'improvvisazione. Questo è il punto. Stavolta sembra che finora sia andata bene, però è andata male con Garcia, è andata maluccio con Mazzarri. Quindi è questo il punto. Scusami Francesco, non volevo... Però a questo punto, diciamo, della stagione, io penso che veramente inaspettatamente da parte mia era l'uomo giusto da chiamare. Anzi, mi trovo molto d'accordo con quello che diceva Tommaso. Credo anche che sia auspicabile comunque una sua presenza in panchina per l'anno prossimo, perché comunque... diciamo, tolti Spalletti è venuto e ce lo siamo giocato, Sarri ce lo siamo giocato. Penso come allenatore in grado di riprendere un po' i concetti con i quali questa squadra si è trovata bene, Calzona sia la soluzione ideale. Cioè, tra l'altro è anche sotto contratto con la Slovacchia. C'è il problema della Slovacchia, chiaramente devi risolvere. Però secondo me se tu la Slovacchia alla fine gli fai concludere a Calzona il suo mandato, che era stato quello di portare la Slovacchia agli europei. Ma l'ha rinnovato. Ha rinnovato esattamente 10 giorni prima del contrattino col Napoli. Però penso magari se ti metti a tavolino in qualche modo puoi trovare una soluzione, soprattutto se c'è poi la volontà di Calzona di andare via. Credo che con tutto il rispetto della nazionale, con tutto il rispetto della nazionale di Amsic, no, sarebbe nazionale. Sì, è quella. Sì. Poi, certo. Però io mi devo dire al di là della del però discorso... ci sarà una penale, non so. Sì, quella sì. Al di là del discorso che stiamo facendo tecnico-tattico, a me è piaciuto molto in questo mesetto, diciamo una ventina di giorni,
il suo porsi nei confronti dello spogliatoio, della stampa, della tifoseria, perché comunque lui, anche come in conferenza stampa, mi sembra molto chiaro, sintetico, conciso e deciso nelle sue espressioni e nelle sue affermazioni. Mi sembra uno che va dritto al punto, quindi sì, probabilmente se lo fa in conferenza stampa lo farà anche nello spogliatoio. Ed è questo forse di cui avevano bisogno i giocatori, di qualcuno che chiarisse le idee, qualcuno che, diciamo, rasserenasse tutto e li mettesse mentalmente a loro agio per esprimersi al meglio nelle modalità di gioco che loro conoscevano e dovrebbero conoscere. E poi anche ne ha fatte poche di conferenze, perché giustamente il presidente ha detto mettiamoci un freno, secondo me facendo anche bene, proprio visto le cose precedenti successe, è stato un po' tutelato. E poi diciamo, anche, prof, dico solo questo, poi sì, no, volevo fare una glossa. E anche sarà perché chiaramente, tra virgolette, è un emergente, è anche motivatissimo, contentissimo di essere venuto a Napoli. Ha raccontato questo aneddoto che lui è partito dalla Calabria in auto e quando ha superato il casello della tangenziale, ha imboccato la tangenziale, ha abbassato il finestrino e ha fatto un urlo di gioia perché stava venendo a Napoli per allenare il giorno dopo. Grande. Quindi io penso che sono tutti tasselli che descrivono la figura di Calzona che speriamo sia quella adatta al momento del Napoli. Allora, Francesco, mi riallaccio a quello che dicevi. Sono convinto anch'io che si tratti di un uomo prima che di un allenatore, sì, di grande sostanza, cioè di grande serietà. Anch'io ho avuto la sensazione che le sue risposte fossero molto equilibrate, cioè come farci capire rapidamente, direi che è una sorta di anti-Mourinho, no? Cioè non cerca di attirare l'attenzione su di sé, di fare spettacolo, di fare scena, no? Ma è un uomo di campo. Un personaggio umile. Esatto, un personaggio. D'altra parte poi la sua carriera è la carriera di un uomo di campo, certo, che è stato sempre vice, no, fino alla Slovacchia in pratica, sì, e quindi per lui le motivazioni, ora che è diventato di colpo un allenatore su una panchina importantissima, sono evidentemente altissime, sono altissime. Quindi mi faceva il rappresentante di Caffè ai tempi di Sarri. Infatti Tommaso... Tommaso chiede a lui, ha chiesto le miscele, pare. Sì, no, non tu Tommaso, tu parlavo di Tommaso. Se si vuole, se Tommaso, si vuole, sì, il magazzino. Poi volevo chiedere una cosa al mister. No, perché eravamo in mano. No, no, sapete che io sono una frana, no? Con allora, i nomi, cognomi, vuole, sì, non mi ricordo il cognome. Sì. Tommaso Stavaccio. Se si vuole proseguire su questa falsa riga, cioè su questa strategia tattica di come il Napoli è stato poi, ovviamente, negli ultimi anni. Questo signore che sta adesso è proprio il prototipo che io confermerei stasera. Beh, ha studiato con Sarri, ha studiato con Spalletti. Pister, ti volevo chiedere una cosa. Sì. Dal punto di vista tecnico, sì, credi che l'utilizzo delle mezzale da parte di Calzona sia leggermente diverso dall'utilizzo che ne faceva Sarri prima e Spalletti poi? Cioè io ho la sensazione che le mezzale tendano ad accentrarsi in fase di possesso, sì, cioè tanto da affiancarsi alla prima punta. Allora lì è un interscambio di posizioni, si chiamano movimenti di rotazioni, cioè nel calcio moderno, e io perché faccio il tifo per Ciccio, perché nel calcio moderno, come ci ha insegnato pure Spalletti, prima Sarri, ma ancora di più Spalletti, è un gioco non più posizionale. Cioè il terzino non fa solo il terzino, va a fare la mezzala, ci sono questi interscambi tra ruoli, e quindi le mezze ali che si interscambiano, anche come Mario e lui ieri che hanno fatto quel fuori dentro dentro fuori, sì, sono tutti movimenti di rotazione di catene che avvengono. Cioè loro non danno punti di riferimento,
Ti puoi trovare la mezzala che verticalizza o interscambia con un terzino o con un esterno alto. È proprio il gioco moderno che certo, ovviamente... Ma trovi una differenza tra lui non, Spalletti non e Calzona? Lui non sta chiedendo di verticalizzare al due mezzi ali, sta chiedendo soprattutto il lavoro di catene con gli esterni. Ma anche perché poi come inserimento, se vogliamo, era il Zielinski della il vero Zielinski, no, della situazione, che è una mezzala che ti va da inserimento, da inserimento. Certo. Ma sia in Ghissa e sia perdonami, adesso non ci stiamo giocando con mezzala dall'altra parte, lo potrebbe fare Lindstrom, per esempio, che lui già ci sta pensando a questa cosa, solo che non ho avuto tempo. Ghissa, l'altro Traoré. Sì, e lui stava anche pensando a Lindstrom di fargli fare questo lavoro, però giustamente dice: non avendo tempo di lavorare non voglio creare ancora più confusione nella testa. E secondo me ha anche una mezza idea di trasformare Raspadori in una mezzala da inserimento. Sì, perché no? oggi è oggi il calcio è quello lì, non hai più dei riferimenti fissi posizionali però quindi però la mia domanda è: trovi una differenza con il calcio di Spalletti? Oppure, e se c'è, dove? Non so, magari è anche presto per poterlo dire. Esatto, anche è un po' prestino. Io vedo più Sarriano. Bravo, Tommaso. Questo sì, vedo più Sarriano, linea alta, sì. Lavoro più di catene. Adesso lì il problema, secondo me, sarà solo un poco nella fase difensiva, non in quanto nella fase difensiva, ma nel reparto difensivo. È lì che deve lavorare tantissimo, ma purtroppo non c'è tempo. Sì. Cioè evitare diciamo, l'errore del singolo, nella fase tra l'altro con Sarri, il varione del singolo. Perché come fase difensiva, bene o male, stiamo vedendo che certi spaccature a troncone della squadra, no? Mi piace questa discussione tra i non interessati. Quindi squadra corta, squadra, ma è nel reparto che stiamo ancora soffrendo tantissimo. Però poi Cagliari e ieri sera non sono errori di fase difensiva, sono errori individuali. Tra l'altro ci vorrebbe tempo, come lui dice sempre, con Sarri chi lavorava sulla linea era Calzona. Sì. Cioè era lui che si occupava di aggiustare, di lavorare sulla linea difensiva. Esatto. Quindi voglio dire, lo dovrebbe fare, però ci vorrebbe un'estate per preparare la squadra e non ce l'abbiamo. Però Ostigar, che ieri ha giocato al posto di Raccamani, ha fatto, a mio giudizio, un'ottima partita. E di testa le prende tutte lui. Tutte, Gilda. Questo Ostigar continua con un testone così altissimo, ci è mancato solo il gol sui calci d'angolo, perché a un certo punto ha detto: questo mo segna pure, fa pure gol. Ha fatto una bellissima partita, ha sostituito bene Raccamani, che dovrebbe rientrare col Barcellona. Oramai io sento pure qualche coro a favore di Calzona, fa fuori il Barcellona. Io non vorrei rompere l'idillio, perché tutti quanti, per carità, il mister Calzona piace anche a me, però mister, è indubbio che lui si è ritrovato Osimhen, ma questa cosa ha cambiato tutto. Cioè, io ho trovato ingiusto, francamente, cinque gol in tre partite, di far fuori mister Mazzarri, di non dargli neanche la possibilità di giocare comunque col Barcellona. Penso che solo a Napoli si poteva fare esordire come allenatore di club un allenatore contro il Barcellona, che è una cosa folle, no? Perché le cose si fanno un po' più improvvisazione. Io avrei voluto vedere mister Mazzarri almeno una volta avendo Simone in campo. Ma sicuramente un giocatore che ti sposta gli equilibri. 5 gol in 3 partite e ti dà una grossa mano. La squadra mano, non girava. E ti dà una grossa mano. Sono d'accordo con te, però, da un punto di vista proprio di gioco, c'è una sensazione di nulla. Il limite di Walter Mazzarri, verso cui io sento un'affezione
che forse è anche nostalgica, legata alle nostre biografie. Ci ricordiamo i suoi 4 anni, eravamo tutti un po' più giovani. Tutto questo penso che abbia... Era ancora un altro calcio. Era ancora un altro calcio. Però avanti vediamo tre fenomeni. Però i famosi tre tenori. Scusate, volevo fare una domanda tecnica a mister Gaglione. Come mai, secondo te, Calzona non ha fatto entrare Simeone? Ecco, questa domanda gliel'hanno fatto anche in conferenza stampa, che devo dirti la verità, questa variante l'avevo pensata anch'io, che quando vedi una squadra come il Torino che non partiva dal basso e tu continui ad andare a passare alto, è un po' anche inutile. Quindi lì mi aspettavo che noi abbassassimo un po' il baricentro e andassimo poi a giocare sulle cosiddette seconde palle, come poi è avvenuto il gol di Varaschera, non è stata una ripartenza. E lui l'ha spiegata questa cosa, non vuole snaturare, il Napoli ha detto è una squadra che palleggia, una squadra che deve entrare e sviluppare il gioco attraverso la sua pulizia di gioco, la sua tecnica, la sua, diciamo così, caratteristica. Lì anch'io avrei riempito un po' l'aria con la doppia torre, con Simeone, però lui l'ha spiegato, è una squadra che non siamo abituati a giocare in questa maniera. E quindi la spiegazione... Ma così Simeone viene fatto fuori. Con questo dilemma, purtroppo, signori, il tempo è scaduto e come diciamo sempre, Gilda... Ma io detesto l'idea, perché i tiranni non mi piacciono. Il tempo è tiranno, Gilda, è tiranno, è volato. Allora usiamo un sinonimo, il tempo è dispotico. Ah, bellissimo, Gilda, segnati questa, tu lo sai, io mi dimentico. È un despota. E a questo punto io... non lo so, stavolta lo facciamo, va? Lo facciamo, facciamo un giro veloce. Mister Tommaso Gaglione, le prossime 2 partite del Napoli, Barcellona e contro l'Inter. Ma col Barcellona non abbiamo nulla da perdere, nel senso che è una partita che te la devi giocare apertamente, quello che viene, ma la partita contro l'Inter secondo me è la più importante in assoluto. Perché? Perché col Barcellona è una partita secca. E sono molto fiducioso perché è una squadra che ti lascia giocare, e il Napoli contro queste squadre fa sempre delle grosse prestazioni, però sinceramente l'obiettivo almeno del quinto posto è l'obiettivo che il Napoli non può assolutamente rinunciare. Francesco Bruno, allora ti devo tagliare perché ho il telegiornale già incombe. Analisi tecnica sulle 2 partite, non parlo perché mi trovo in pieno con quello che dice Tommaso e non ho niente da aggiungere. Grazie. Aggiungo solo che chiaramente da tifoso dico non posso che dire passaggio del turno col Barcellona e X2 con l'Inter. Perfetto, è il professor Antonio Martone, la previsione? Ma io... Dunque, 2 cose. La previsione è impossibile farla perché sono 2 partite che possono consentire qualsiasi risultato. Dal punto di vista delle nostre volizioni, delle nostre speranze, la mia è che se passiamo il turno con il Barcellona, andiamo nei quarti di Champions, fra le 8 più forti d'Europa, prendiamo la partecipazione al Mondiale per club, risultato importantissimo che da solo può dare un senso, non dico trionfale, ma importantissimo a questa stagione. Mi stai facendo lacrimare, guarda, mi stai emozionando, i brividi, mi sento proprio i brividi, giuro, guarda, ti abbraccio, bellissima come l'ha detta, bellissima. Grazie. Allora, e quindi? Veramente. Allora, Gilda non le fa mai le previsioni? No, però vorrei dire una cosa. Sì. Io in questa Champions credo, voglio crederci per vari motivi, poiché questa poi è una partita da dentro fuori. Se il Napoli passa, come spero, come speriamo tutti, secondo me il Napoli si convince che può puntare direttamente alla finale. Anche perché c'è Osimhen che sarà probabilmente accanto da Dio, quindi ci vuole regalare qualcos'altro oltre,
oltre lo scudetto, no? Da restare proprio nella nostra storia. Quindi penso che poi tutto l'ambiente ci crederà talmente tanto e si compatterà talmente tanto. In più non ci sarà il problema di mettere o non mettere Zielinski perché è fatto fuori, non è nella lista. Quindi io penso che poi, cioè, passando questo benedetto turno col Barcellona, con l'Inter magari la pareggiamo. Poi Gilda, poi adesso o mai più. Cioè, esatto. Nel senso che noi ci sono tutte le condizioni possibili. Un Napoli in ripresa in questo momento, esatto. Un Barcellona che non è proprio nella sua migliore stagione, nel suo migliore momento. Non giochiamo al Camp Nou. Bravo, questo è estremamente importante. Si sono infortunati anche due centrocampisti importanti del Barcellona. Sembra quindi che si sta scrivendo una bella storia. Sembra che da qualche parte si stia scrivendo una trama. Speriamo, però io qua c'ho Marina Rivellino, perché a lei, insomma, lei è una grande esperta di calcio, oltre che la donna delle news. Io prevedo una partita lunga, perché me lo sento ogni volta che dei miei cari vanno in trasferta, succede che la partita non finisce più. Conosci la prossima puntata, dai la previsione, Marina Rivellino fa la previsione dopo le partite. Secondo me azzecchi, io sono sicuro, non la fare, fermiamoci qua, ci vedrete all'altra puntata successiva. Claudio, scusa, ma tu che ti senti? Non lo dico più, perché da quando non sto facendo più le previsioni, il Napoli non perde più. Con Calzona non ti perdona. E allora esentati dal farle, dai. Non ha perso neanche una partita quando è arrivato. No. Giusto. Cioè, però c'è ancora il tabù da sfatare delle 3 vittorie di seguito che non riusciamo ancora a fare. Bene, ottimo, perché le prossime 2 le vinciamo, col Barcellona e con l'Inter. Beh, mi va benissimo, bene il pareggio col Torino e vinciamo le prossime 2. Poi l'altra si vedrà, vedrai che Calzona ci farà la sorpresona, vedi che funziona con la finale. A questo punto, con il professor Antonio Martone. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Avvocato Francesco Bruno e il nostro grande mister. Buonasera, grazie. Tommaso sempre. Gaglione. Grazie, grazie mille. La mia grandissima conduttrice Gilda Marzatico e la donna delle news. Buonasera. Eccola qua, Marina Rivellino, vi salutiamo, alla prossima. È il nostro Claudio Scalona. È il nostro Claudio. Alla prossima, ciao a tutti, ciao. Forza Napoli. Ciao, sempre.